E ciao a tutti ragazzi e bentornati qui con Bastion. Allora, oggi vediamo un po' cosa faremo, cosa faremo, cosa faremo. Aggiustiamo tutto, allora parliamo con Rax, la chitarra arpa. Come sempre stiamo riniziando perché comunque una volta abbandonato il gioco nel Bastion non si salva, quindi nel monumento riposizioniamo tutto. Ora praticamente non ricordo. Ah sì, ci manca una zona. Prendiamoci tutte le cose qui. Oh. Per un totale di 7000 e qualcosa. Quindi andiamo avanti. Facciamo un po' di compere, allora. Roba bruciata, qual era la roba sbagliata? No, roba sporca. Birra, 25, sono le abilità segrete. Yudrig, i nemici provocheranno danni al contatto fisico, provocheranno indolenza ad ogni colpo. Cos'è l'indolenza? Svilupperanno resistenza al danno fisico. No, nessuno di questi. Però comunque voglio andare nel tempio. Abbiamo questa qua. Colpiscono con maggiore brutalità? No. Guariranno da qualunque ferita? No. I nemici devieranno gli attacchi quando vogliono. Garmuff. Proviamo Garmuff, va. Sì, proviamo Garmuff. Così magari aumentiamo anche un po' di experience. E vediamo un pochettino qua. Abbiamo più 10 salute, una possibilità di continuare se sconfitto, provoca danni ai nemici circostanti se sconfitto, due capacità del tonico, più 15 resistenza ai danni, sopravvivi agli attacchi, ok, quindi ci manca il livello 6. Proviamo un attimo. Ah, ancora per il livello 6 ce ne vuole però. Andiamo nell'arsenale, abbiamo scudo, sì, va bene così. Controlliamo nella fornace. Non abbiamo roba sporca. Le fiamme si diffondono, però potremmo comprarci qualcosa. Sì, compriamoci perché aumentiamoci quest'arma perché mi piace veramente. Of course. Direi di comprarci anche questi. Così. Ok. Andiamo a vedere ora quanti idoli abbiamo. Eccoli qua. Oddio, questo proverà l'indolenza ad ogni colpo. Belli, belli. Sì, belli, belli. Vediamo. Nella fornace, quindi, allora, vediamo. Le fiamme provocano bruciature durevoli. Più uno danno per fiamma. No, questo qua. Fire bellows ain't nothing like its more popular air-spitting cousin. Mo. Ricarica più rapida. 25 di danno, assolutamente 25 di danno. Senza pensarci due volte, ragazzi. Continuiamo nel nostro Bastion. Andiamo nella Skyway. Cancello di Urzendra. E voliamo nel cancello di Urzendra. Comunque ho comprato un attimo solo. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. And mother, what a mess it is. Yeah. Ok, scusate l'interruzione, ho avuto un contrattempo, quindi. Bello, sto gioco primo giorno, mattino. Che cazzo è? Oh, che vuoi, oh. LOL. Cazzo è questa? Sta cessa, che vuole? Appicciamo il fuoco, no, non si appiccia. Stavo dicendo che ho comprato un nuovo microfono per il portatile, appunto, che è dove sto giocando ora. Cos'è successo? Secondo giorno, pomeriggio.
We never wanted to go to war again. Wanted to rule it. Perché ci sta questa? Però ci hanno dato esperienza, è anche bene, no? Ho comprato questo nuovo microfono per il portatile, l'ho pagato 6 euro, è uno di quelli appezzottati perché su Amazon purtroppo non legge gli account PayPal, ma solo le postpay. E quindi non ho potuto comprarlo su Amazon. Ah, vedi, è bruciato, ecco perché. E quindi lo sono andato a comprare qui nel mio paesino di campagna del cazzo. E comunque nulla, si è rivelato peggiore di quello che sto usando ora. Voi ora sentite, diciamo, molte volte delle interferenze, perché comunque è un microfono con delle cuffie appezzottate che uso sul portatile, non come quello che uso sul fisso, che sarebbe quello cazzuto. Terzo giorno mattino, e per questo voi sentite così. Però quello lì fa ancora più schifo, e questo è il fatto. Quello che ho comprato, quindi praticamente sarà inutile, cioè non lo utilizzerò mai e poi mai, che stiamo scherzando. Anche perché sarebbe un tipico microfono da tavolo. Perché non riesco? Boh. Non le attiro i frammenti, non lo so. Che boia puttan. Sta puttan. Oh. LOL. E quindi nulla, continuerò ad usare questo qui per tutti i video che farò sul con il portatile. E quindi nulla, dovete sorprendermi la mia voce in questo formato, ecco. Non riesco a muovere il mouth. Oh, a merda. Mi dispiace solo che dovete sentirla così, però boh, pazienza. Comunque, ragazzi, sta arrivando un nuovo gioco, quindi tenetevi pronti. Lo farò tipo a giorni. Ah, ecco! Vedi che figo! Oh, che vuoi? Rispecchiano gli attacchi, capito? Sono riflettenti, basta. Questo cos'è? Roba stravagante. A me non frega. Oh, prendi. LOL, mi sono curato invece di usare. Interruttore, andiamo con questa bella barca. Vabbè, ora non posso rispondere ai messaggi. Terzo giorno, il crepuscolo. Allora, penso che anche questa volta mi farò una tirata. Un rottino. Oh, è merda. Oh, è merda, mi fregate giù però, eh. E che fai, cattivone? Oh, che vuoi? Ecco, come fa cadere giù. Deficiente. Deficiente, idiota. Di qui non si va. E quindi continuiamo la nostra avventura nel meraviglioso mondo di Bastion. Si sta rivelando questo, come ho già detto in molti altri video, questo è veramente un bel gioco. Vi consiglio appunto di comprarlo se ne avete l'opportunità, perché comunque costa poco. Chi è che sta uccidendo chi? Si uccidono tra di loro, sti deficienti. Va bene. E mi fanno pure male. Lo stiamo quasi finendo, ragazzi, quindi è anche abbastanza lungo, ecco, come gioco, perché già abbiamo giocato più di 3 ore. 4 qua, forse. Quindi è molto longevo, ecco, molto molto longevo. Di qua si cade giù. Ah, però si saliva di là. Kaboom! Questa è roba sbagliata.
infatti è un po' zozza, è strana e obbrobriosa. Qui andiamo nel sesto giorno, pomeriggio. Ragazzi, leggetevi cosa sta dicendo Rax, il narratore, perché io non posso leggere. Ovviamente dopo me lo leggerò, ma non ora. Praticamente credo si... Che fai? Spari, stronzo. Oh. Puttana stronza che spara. Che fai? Tocchi? Tocchi? Oh, tocchi? Basta. Ah, grande. Ok, che è successo? Nulla. Settimo giorno, alba. Ma ricorda, può riparare qualunque cosa, abbiamo solo bisogno di quella particella. Bellissimo sto gioco, mi piace. Che cazzo fai? Mi prendi per il culo? Ah, vedi, esce Garmf. Oh, perché non mi dai i frammenti? Eccola qua, e ora qui chi ci sarà un boss?